Pace e bene a tutti. Santa giornata. Avete letto l'inno alla carità? Tutti immobili. Era un sì, vero? Allora, continuiamo il nostro cammino. Vi raccomando, è un minutino ci vuole, così ci accompagna in questi giorni. Ieri abbiamo iniziato a vedere qualcosa di quest'inno, in particolare abbiamo visto di cosa tratta. Tratta della carità. Dunque dell'amore di Dio che vediamo fattosi carne in Cristo. Pensate, un monaco benedettino, un famoso biblista, Benoît Stendhal, diceva che è una sorta di cristologia velata, cioè in fondo ci parla di Gesù, di ciò che vediamo in Lui. Ma non solo ci parla dell'amore di Dio, che è la grazia dello Spirito Santo che infonde nei nostri cuori, ci parla anche di quell'amore che dunque siamo chiamati ad accogliere e ad esercitare nella nostra vita. Oggi iniziamo ad entrare nella prima delle tre strofe che compongono l'inno, insieme all'introduzione e alla conclusione. Questa prima strofa ci dice in semplicità perché nell'oggi la cosa più importante è la carità. Perché San Paolo dice che senza di quella non siamo nulla, cioè la carità è tutto. E questa prima strofa, come ora ascolterete, è composta da tre versetti che sono strutturati in forma ipotetica. Cioè, San Paolo dice così: se avessi, ma non ho, non sono. Questi tre elementi, ok? Così adesso avrete più facilità nell'ascolto. Allora, il primo versetto inizia così. San Paolo, quasi per assurdo, vuol farci proprio capire in ritmo martellante che ciò che conta è la carità. Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. È chiaro, no? I cristiani di Corinto desideravano la sapienza, saper parlare bene, parlare in lingue, desideravano i doni dello Spirito, e San Paolo gli ricorda: guardate, voi potreste saper parlare benissimo, essere degli oratori meravigliosi, saper parlare pure tutte le lingue, conoscere per assurdo la lingua anche degli angeli, ma se non sapete voler bene, fate solo rumore, siete come un bronzo che risuona, peggio ancora un cembalo che tintinna. Avete presente i cembali? Immaginate solo con uno o due sonaglietti, tintinnano, non si sente. Potremmo dire che il rischio, sapete qual è? Ve lo racconto con una storiella, così iniziamo a capirci. Una volta un bambino era con suo nonno in campagna. Sentì un rumore forte, disse: nonno, ma cos'è? È un carretto. Mamma mia, sarà enorme. E il nonno gli dice: boh, forse, però è vuoto. Possibile, vieni, vieni. E vede questo carretto che sobbalzava vuoto e faceva tanto rumore. Dopo un po' un suono cupo, pieno. Nonno, e questo cos'è? È un carretto. Sì, ma questo è piccolo. E il nonno: no, no, questo è pieno, vieni a vedere. E infatti un carro pesante che avanzava quasi silenzioso. E il bambino era stupito e il nonno disse al nipotino: vedi, così siamo noi. Più vuoti siamo, più rumore facciamo. Ecco, San Paolo ci ricorda che parlare tanto, ma se non è sostanziato dall'amore, fai solo rumore. E questo ci serve tanto, perché a volte siamo pieni di parole, diceva Sant'Antonio, ma poveri di frutti. Allora, questo ci mette in guardia dall'avere ciò che conta, che è l'amore. Pensate che il cembalo che tintinna, nel mondo greco, era un'espressione usata dai filosofi per indicare quelli che parlavano molto, parlavano di se stessi, che erano molto boriosi, potremmo dire anche vanitosi, con un modo di parlare che alla fine fa capire che vuoi far passare più te stesso che non avere a cuore il bene delle persone che ti sono davanti. Quindi, prima cosa, una parola che sia sostanziata dall'amore. Lo sappiamo bene, se una persona ti parla
può dire anche cose belle, ma se capisci che si sta vantando o non sta cercando il tuo vero bene, capisci bene che manca qualcosa. Seconda frase, San Paolo dice così: se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, se possedessi la pienezza della fede, così da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla. Pensate, San Paolo usa un ossimoro, un'espressione particolare. Se avessi la pienezza della fede, una fede che saldissima, non dubito mai, per capirci, se conoscessi tutta la volontà di Dio, ma non avessi l'amore, non sono. Pensate, potrei avere tante cose, ma non essere. Sì, miei cari, perché l'essere è Dio. E Dio è amore. E noi siamo nella misura in cui Dio inabita il nostro cuore e amiamo come Lui. Se non amiamo, non siamo. Avete sentito Gesù nel Vangelo di oggi? Vede questo uomo diventato cieco, lui che la sapienza del Padre, il Verbo Eterno, Dio che si fa uomo, come si pone davanti a quest'uomo? Cosa posso fare per te? Avete sentito che bello? Con disponibilità, a servizio. Ecco, essere vuol dire essere a servizio. Diceva qualcuno, se non servo, a che servo? L'ultima frase, la terza, che conclude la nostra prima strofa. San Paolo dice così: e se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi la carità, a niente mi giova. Sapete cosa ci sta dicendo San Paolo? Che noi potremmo fare anche dei gesti molto generosi, arrivare a consegnarci persino alle fiamme, ma se manca l'amore non ci serve a nulla. Vi faccio 2 o 3 esempi concreti. Papa Francesco, ad esempio, quando ci aiutava per fare l'esame di coscienza, ha detto: quando incontrate un povero, lo aiutate? Sì, bravi. E ditemi, l'avete anche guardato negli occhi? Gli avete stretto la mano? Gli siete andati vicino? O gli avete lanciato sì e no una moneta da lontano? Padre Cantalamessa diceva che prima di fare il bene serve voler bene. Io posso fare cose grandi con amore piccolo, non mi servono. E non servono neanche a quella persona. Sempre a proposito di poveri, ma questo poi calatelo nelle vostre relazioni di ogni giorno. Una volta a Napoli eravamo in strada e Fra Faustino nota un povero che aveva scritto a un certo punto un cartello: sono un invisibile. E la gente continuava a passargli davanti come se nulla fosse. Un altro povero una volta viene incontrato da un sacerdote che gli chiede: come va? La risposta di quest'uomo: oggi nessuno mi ha rivolto uno sguardo. Non gli ha parlato di soldi ricevuti, di uno sguardo. Allora San Paolo ci sta dicendo: tu puoi fare anche cose generose, ma se manca il voler bene, a che ti sta servendo? Peggio, dobbiamo fare attenzione, perché a volte noi facciamo le cose per autoaffermazione e per pascere il nostro egoismo. Seguite ancora questi 2 punti, ce la fate? Allora, io posso fare le cose per autoaffermazione, cioè fare qualcosa perché gli altri sappiano che io ho fatto quella cosa, perché sappiano che sono una persona che fa del bene. E questo può valere nelle piccole cose, può valere nelle grandi cose, può valere per noi sacerdoti, può valere per tutti. Devono sapere che io faccio le cose, così da guadagnare audience. Vale pure nella politica, può toccare tutto, perché parte da qua il problema. Cioè, il fine non è servire l'altro, mi servo dell'altro per apparire io. Quindi se appaio lo faccio, se non appaio, nulla. Ma ancora, io posso fare le cose per pascere il mio egoismo. Esempio semplice: vado a portare da mangiare ai poveri, cosa nobilissima. Bene. Perché lo fai? Perché mi fa stare bene. Allora, come funziona l'amore, miei cari? L'amore funziona così: quando tu ti doni, di ritorno sei felice. Gesù ci ha detto: c'è più gioia nel dare che nel ricevere.
Cioè, quando tu ti doni, ti ritorna una gioia, uno stare bene, perché? Perché siamo nati per essere amati e per amare, è la nostra verità. E dunque, quando ami, quando fai del bene, stai bene. Qual è però il rischio? Che io faccio le cose per stare bene, non perché ho a cuore il bene di quella persona. E allora, se tu farei così, fai le cose finché ti fanno stare bene, ma l'amore per gli altri dov'è? Tu non stai uscendo da te stesso, stai cercando te stesso nel tuo servizio per gli altri. E ti dice San Paolo, tutto questo non ti serve a niente, perché parti da te e finisci sempre con te, giri e rigiri nel tuo egoismo. Allora, concludendo con un punto concreto, cosa ci possiamo portare oggi a casa da tutto quello che vi ho detto? Una cosa vi lascio concreta: non importa quanto facciamo, ma quanto amore mettiamo in quello che facciamo. Noi, vi ripeto, possiamo fare cose grandi con amore piccolo, possiamo fare cose piccole con amore grande. Cosa rende eterno un tuo gesto? Cosa illumina di senso ciò che oggi farai? Perché oggi ognuno di noi si ritroverà a vedere le stesse persone, a fare le stesse cose, le pulizie, a sistemare, a fare le cose di ogni giorno. Cosa le rende uniche e preziose? Quanto amore ci metti? E San Paolo aggiungerebbe, per chi le stai facendo? Se le stai facendo per amore di Dio e di chi ti ha messo accanto? Allora vedete, come chiesa, come parrocchia, come movimenti, come diocesi, noi facciamo tante cose, ma conta l'amore che mettiamo in ciò che facciamo, è l'amore che sostanzia la nostra vita. E allora che il Signore ci dia questa grazia, che nel nostro parlare, nel nostro sentire, nel nostro agire, tutto parta e tenda alla carità.